Amate confetture e marmellate da spalmare su pane e fette biscottate? Osate di più! Oltre alle classiche di pesche, albicocche e pere, provate con la zucca! Avete capito bene, la polpa dolciastra e la consistenza pastosa sono la coppiata ideale per preparare confetture di zucca, come questa. Scoprite la mia versione! Per preparare la confettura di zucca, ovviamente l'ingrediente protagonista è rappresentato dalla zucca. Possiamo scegliere tra zucca delica, questa qui, e zucca violina. La zucca violina ha una polpa un po' più compatta, un po' più zuccherina, quindi a mio avviso è più indicata per la composta, per la conserva. Se vi piace la delica va benissimo, comunque otterrete una conserva un po' più morbida, ok? Quindi meno compatta. Mi sono portata avanti, ho tagliato la zucca e l'ho ridotta a pezzetti così. Abbiamo due possibilità, possiamo tagliare la zucca a dadini piccoli piccoli oppure, ve lo consiglio per velocizzare anche i tempi, possiamo grattugiarla con l'aiuto di una grattugia elettrica. Una volta che abbiamo grattugiato bene tutta la zucca, dobbiamo unirla allo zucchero. Per ogni chilo di polpa di zucca, quindi pesate la polpa pulita dopo averla ben privata della sua scorza, servono 300 g di zucchero. Potete usare zucchero bianco oppure di canna. Mescoliamo perché lo zucchero serve per togliere un po' l'acqua di vegetazione, la poca acqua di vegetazione che troviamo all'interno della zucca, e questo ci permetterà di ottenere una conserva dolce in modo più rapido. La lasciamo macerare per qualche ora, meglio per una notte, mescolando di tanto in tanto. Dopo qualche ora di riposo potete notare che il volume della julienne di zucca è decisamente diminuito e si è formata anche un pochino di acqua sotto, non so se si riesce a notare. Ovviamente non tantissima acqua come quella che si può formare ad esempio nelle melanzane, ok? Perché la quantità di acqua all'interno della zucca è inferiore. Adesso cosa dobbiamo fare? Via con le spezie. Aromatizziamo con abbondante scorza di arancia, limone e zenzero fresco. Una volta grattugiata la scorza degli agrumi e lo zenzero, possiamo procedere a schiacciare il succo degli agrumi. Ora portiamo tutto sul fuoco, aggiungiamo il succo degli agrumi. Dobbiamo mescolare molto molto bene, continuamente, per evitare che la zucca si appiccichi al contenitore. Nel frattempo che cosa ho fatto? Potete notare che qui accanto a me c'è un pentolino dove ho messo a sterilizzare i tappi dei vasi in vetro, dove poi andrò ovviamente ad utilizzare per conservare la confettura, mentre i barattoli sono nel microonde perché scelgo la soluzione di pastorizzazione nel microonde, quindi massima potenza per circa 10 minuti. Oppure ovviamente potete scegliere il metodo classico nell'acqua bollente, facendoli bollire però per 20 minuti. Da quando il tutto comincia a bollire, calcolate circa 20-30 minuti. Come avrete potuto notare, non aggiungo la pectina, molto invece presente nelle classiche confetture o nelle marmellate, perché non ce n'è bisogno in questo caso, perché la zucca è ricca di fibra e sarà sufficiente proprio a mantenere, a creare una corretta consistenza. Dopo 30 minuti questo è il risultato. Non serve nemmeno passare il tutto con il mixer di immersione, perché potete notare che la zucca si spappola praticamente, no? Questa è la consistenza proprio giusta giusta secondo me. Vi faccio vedere anche la spalmabilità su una fetta biscottata, secondo me da mangiare così caldina appena fatta è la fine del mondo, ve lo dico, vedete? Spalmabile, davvero molto profumata. Se volete potete anche aggiungere un po' di cannella, molte ricette della conserva di zucca la prevedono. Io invece ho scelto agrumi e zenzero. Adesso rimuovo i vasetti dal microonde e poi invasiamo. Mi raccomando, invasate quando il barattolo è appena
rimosso dal microonde e la confettura è bollente. In questo modo eviteremo il classico passaggio della pastorizzazione tradizionale in acqua, ok? Se invece volete fare il passaggio della pastorizzazione in acqua, quello classico delle marmellate, insomma, potete anche lasciar raffreddare la marmellata o la confettura in questo caso prima di invasare, E poi chiudete con i rispettivi tappi. Mettete i vasi all'interno di una capiente casseruola, riempite con acqua fredda e poi portate a bollore, calcolando 20 minuti a partire dal momento della ripresa del bollore. Schiacciate bene per evitare i buchi d'aria. E possiamo poi lasciare raffreddare a testa in giù, così, fino al sottovuoto avvenuto. Bene ragazzi, abbiamo concluso. Con questa ricetta, con queste dosi, possiamo ottenere all'incirca 3 barattoli da 200-250 grammi. A casa avevo già fatto la prova per una porzione doppia, ebbene sì. Allora, potete notare però la differenza di colore tra questa confettura di zucca, che vedete ha un colore molto più chiaro, e questa che si sta raffreddando, che ha un colore più scuro, perché a casa ho provato anche la versione con lo zucchero bianco. Ovviamente questo andrà a influire non tanto sulla consistenza, sulla pastosità, ma esclusivamente sul colore della conserva. Conservatela in un ambiente fresco, buio, quindi al riparo da fonti di calore e da luce diretta, che potrebbe ossidare la zucca. Questa l'abbiamo già vista. Questa una vaschettina, una ciotolina per le prossime mattine, e si conserverà questa, quindi quella non pastorizzata, in frigo per una settimana, mentre quella pastorizzata si conserverà per circa un anno, anche fuori dal frigo. Adesso, mentre vi saluto, mi degusto questa specialità.